È una profezia, diciamo così, preparata da un celeberrimo scienziato, che peraltro si sta anche verificando, perché abbiamo delle situazioni, diciamo così, di insostenibilità della nostra attività agricola, produttrice di alimenti fondamentali. Noi abbiamo fatto quest'anno tantissimi incontri con le scuole proprio per dare ai ragazzi, diciamo, elementi di giudizio su quello che è il loro comportamento nei confronti della natura. Tutti noi cittadini abbiamo la necessità di tutelare attraverso la natura, tutelare anche la presenza dell'uomo sul nostro territorio. Ecco, ma quali sono le cause principali, in sintesi, che provocano appunto la moria delle api? L'impiego della chimica in modo sconsiderato in tutti i settori della produzione alimentare, quindi anche nel settore delle api, nel settore della produzione agricola. Lo sfruttamento e la perdita della biodiversità anche nel mondo delle api. Noi abbiamo oggigiorno dei sistemi tecnici per poter sviluppare una produzione eccessiva di mieli che debilitano le api. Operiamo con la fecondazione artificiale delle api, la spedizione di api regine fecondate dagli Stati Uniti, da una parte all'altra del continente. Sono cose che creano shock. Le api sono sul nostro pianeta da 50 milioni di anni, quindi l'ape è la sentinella ecologica per eccellenza e dovremo, diciamo, seguire quello che l'ape ci insegna.